Grazie per l'invito, spero che nonostante l'ora ci sia ancora un momento di possibilità di attenzione per affrontare questo tema che credo si inserisca molto bene nelle cose che sono state dette stamattina. E in particolare per parlare del tema della interpretazione vista dal punto di vista del genetista, io vorrei partire da che cosa significa, secondo il dizionario della lingua italiana, imperfezione. Mancanza di qualche dote o qualità necessarie per essere perfetto. Ma aggiunge questa definizione, riconosce l'imperfezione della natura umana. E allora da dove incominciamo ad avere l'evidenza più ovvia dell'imperfezione genetica? Ce l'abbiamo sicuramente alla nascita. Non so se voi sapete un tema che è molto comune in noi genetisti, un tema che si chiama il rischio generico di specie. Cioè ci si riproduce rischiando mai meno del 3%. Il 3% è la frequenza dei neonati che nascono con una grave visibilità visibile alla nascita della prima settimana di vita. Ma quello che noi vediamo è solo la punta del peso delle malattie genetiche, quello che noi chiamiamo il burden. Perché noi nasciamo pieni di imperfezione dal punto di vista genetico? Ma per quattro meccanismi fondamentali che sono risolti in questa diapositiva. Il primo meccanismo è perché noi riceviamo delle mutazioni dei nostri genitori, che sono loro portatori di varianti, che nei genitori si possono esprimere con malattia, oppure sono delle varianti nascoste, ad esempio il portatore sano, e tutti siamo portatori sani di decine di geni in malattia, pensate alla talassemia piuttosto che alla fibrocistica, ma siamo portatori sani anche di una serie di variazioni genetiche che ci rendono suscettibili alle malattie complesse. E poi c'è un altro dato che è estremamente importante, perché noi per anni abbiamo capito che c'è un rapporto tra l'età della mamma che invecchiava e una mutazione. Pensate che la diabete natale è nata per monitorizzare il rischio di patologie cromosomiche in età materna correlate. Ma come vi fa vedere questa diapositiva, questa parte centrale, nessuno, fino adesso che abbiamo le tecniche di sequenziamento del genoma umano, aveva chiaro il concetto che ogni coppia di genitori normali ad ogni concepimento trasmette in media 70, 80, 90 nuove mutazioni, che non sono le mutazioni delle patologie cromosomiche ma correlate all'età materna. Quindi ogni coppia che decide di fare un figlio trasmette oltre la metà del proprio patrimonio una serie di novità, e queste novità spesso vanno a colpire parti del genoma codificante, quindi sono cause di malattia. Poi c'è un altro concetto che in questo terzo box di nero, che sono le mutazioni postsinottiche, cioè le mutazioni che avvengono successivamente al concepimento. Bene, abbiamo per molto tempo creduto che questo fosse un evento molto raro, cioè uno nasce con un certo genoma, poi nel corso del sviluppo viene una mutazione. Vi dirò alla fine, ve lo farò vedere, questa è una rivoluzione. Ognuno di noi è portatore di milioni di mutazioni postsinottiche, e questo è un altro problema estremamente serio. Allora, che cosa è capitato in questi anni? Che effettivamente la genetica negli ultimi 50 anni ci ha permesso di sviluppare una serie di strumenti che cercano di leggere la nostra imperfezione. Lo strumento più antico è stata l'analisi cromosomica, che pur sempre è un'analisi genomica a bassissima risoluzione. Oggi abbiamo strumenti che permettono di analizzare tutte le lettere del codice genetico, analisi cromosomiche, genomiche, test di tipo funzionale. E quindi oggi abbiamo veramente la possibilità di mettere a disposizione di chiunque persona una lettura di cosa c'è scritto nel proprio genoma. Questo che vi fa vedere questo grafico in alto mi fa semplicemente capire cosa intendiamo noi per rivoluzione genomica. Intendiamo una rivoluzione tecnologica che dal 2000, quando è stato sequenziato il genoma umano, ad oggi, ha battuto di 100.000 volte i tempi e i costi delle analisi genetiche. Pensate che nel 2000 un analista genomico costava 100 milioni di dollari. Oggi, con le ultime tecniche, noi abbiamo le penultime tecniche che ci permettono di fare un'analisi genomica a 500-600 euro, con le ultime tecniche, che vi diremo fra pochi mesi, noi facciamo un'analisi genomica a 300 euro. Quindi questo fa sì che oggi la lettura del nostro DNA sia a larghissima portata di tasca di qualunque persona. Naturalmente, se si sono abbattuti i testi dell'analisi legata alla macchina, sono aumentati molto i costi dell'interpretazione del risultato. C'è l'analisi bioinformatica, e a questo proposito voglio dire che ancora oggi, dopo 18 anni dal sequenziamento del genoma, abbiamo una serie di cose che non sappiamo. Non sappiamo quali sono i geni dell'uomo, non siamo in grado di interpretare tutte le varie zone.
Detto tutto questo, voglio dire che noi oggi abbiamo tre strumenti fondamentali che vedete qui elencati, non vi sto a sottolineare, ma l'analisi esomica è quella che permette di analizzare la parte codificante del genoma, circa i 20.000 geni, che sono oggi analizzabili abbastanza rutinariamente. Oppure possiamo analizzare dall'A alla Z tutte le lettere. Tutto questo ha sconvolto la medicina, perché possiamo fare diagnosi di malattia, capire le differenze individuali, capire le nostre suscettibilità e quant'altro. Allora, questi strumenti hanno permesso di cercare di dare una risposta a questo che è stato in maniera molto provocante scritto su una copertina dell'Economist di tempo fa, che faceva vedere l'immagine di questo feto con la scritta perfetto, cioè riusciamo in grado noi di far nascere un individuo perfetto, e ovviamente l'individuo chiaramente è rappresentato. Allora, questo lo possiamo fare attraverso gli strumenti della genetica. Certamente c'è un grande sforzo, un grande tentativo anche a livello legislativo di dare un'apertura a tutte le opportunità che i test genetici hanno. E cito per tutti i documenti che oggi abbiamo a disposizione il protocollo addizionale della Convenzione dei diritti umani della biomedicina, che nel maggio di 10 anni fa, proprio quindi praticamente 10 anni fa di questi giorni, aveva in un articolo stimolato l'utilizzazione di test di screening genetico, ovviamente senza stabilire il momento più opportuno per fare questo tipo di screening, e diceva che se ci sono degli strumenti che sono validi ed efficaci, che sono in grado di prevenire le malattie, che sono, e consentono alla popolazione di accedere in maniera ecoplanta al programma, se siamo in grado di informare correttamente tutta la popolazione di quello che noi oggi possiamo offrire, a queste condizioni questi test sono disponibili. Allora io voglio cercare di farvi capire con 3-4 momenti che cosa oggi possiamo cercare e quali tipi di risposte possiamo dare. La prima risposta che vorremmo dare, o che la genetica vorrebbe dare, è questa che in maniera molto provocante sta venendo fuori dal cosiddetto rieditare il genoma. Che vuol dire? Se io sono concepito con un difetto genetico, teoricamente ho oggi uno strumento che mi permette di andare a tagliare il DNA laddove è rovinato, sostituirlo con un DNA normale e quindi rendere quel concepito che è imperfetto, renderlo perfetto. Si può fare tutto questo, ci sono una serie di strumenti che promettono di fare questo. È aperto il dibattito, ad esempio, sulla possibilità di evitare che si faccia un concepito alterato, ma si va ad entrare direttamente sui gameti. Non vi sto a commentare questa complicatissima diapositiva che direttamente ripresa un articolo che è uscito in questi giorni sul European Journal of Human Genetics, che rianalizza tutti i problemi di abilitare i gameti. Voi sapete che rieditare i gameti significa trasmettere quella modificazione alle generazioni future, e voi vedete da questa mappa del mondo che ci sono una larghissima parte dei paesi, compresi i paesi europei e quindi i paesi compresi l'Italia, che non è ammesso fare un cambiamento costituzionale del genoma in modo che quel genoma venga trasmesso alle future generazioni. Esaurisco il problema con una sola parola. Questo oggi è una bufala. Cioè, perché noi possiamo tagliare e cucire il DNA di un gamete, ma siccome il gamete, nel momento in cui giunge alla maturazione, ha un complicatissimo processo di regolazione del suo genoma, il problema di epigenesi, noi oggi non sappiamo niente di questi epigenesi, e se noi tagliamo, cuciamo e trattiamo un gamete di questo tipo, noi facciamo dei guai più grandi che quel guaio che è presente in quella mutazione del gamete. Quindi questo non si può fare. Possiamo fare qualcosa dopo, cioè rieditare gli embrioni umani, e qualcuno l'hanno fatto nel 2015 i cinesi rieditando il gene della talassemia, l'hanno fatto nel 2016 un altro gruppo cinese, l'ha fatto nel 2017 gli americani rieditando il gene di una cardiomiopatia, quindi tecnicamente la cosa si può fare, naturalmente anche questo solleva una serie di problemi. E questa diapositiva vi fa vedere alcune della vastissima letteratura e del dibattito bioetico che è aperto attorno a questo tema, e nell'angolo in basso vedete anche citato il documento del Comitato Nazionale per la Bioetica che abbiamo redatto lo scorso anno dopo un lungo e tumultuoso dibattito al nostro interno. E vi posso dire che una parte del Comitato, io faccio parte di questa parte, però mi dispiace dirlo minoritaria, ha sostenuto che non si deve fare il riediting degli embrioni per una ragione molto semplice che è spiegata molto bene in questa tabella che è presa da un modello murino.
Quando io taglio e cuccio il DNA, taglio e cuccio dove voglio fare la, la modificazione, ma queste foche ci tagliano da 1000, 1200, 1500 altre parti del genoma dove possono indurre delle mutazioni che io non desideravo. Allora, è pur vero che oggi sono uscite delle tecniche migliori per raggiungere questo obiettivo del taglio, e questi due articoli, l'ultimo dei quali è quello che è stato ripreso anche dal Quotidiano Italiano, perché è un articolo che fa riferimento a uno studio effettuato da un gruppo di ricerca di Trento, che ha modificato questo sistema di tagli e cuci, riducendo in maniera significativamente gli errori non voluti che vengono indotti. Ma quello che vi fa vedere quel piccolo grafico a ragnatela all'interno, e vi fa vedere una macchia nera, quella macchia nera sta a significare che ancora oggi, con le tecniche più avanzate, abbiamo centinaia di tagli e di modificazioni non volute. Quindi questo approccio di curare l'imprecisione attraverso gli editing dei gametti o degli embrioni non è percorribile. Allora, come tutti sapete, come avete appena sentito nella bella relazione del voce dall'apertura stamattina, c'è un altro approccio di andare a toccare questa imperfezione nel corso della vita fetale attraverso la piana platale. Storicamente, quando è che si è fatta la piana platale? Quando era negli anni 70, quando si faceva? Si faceva quando era presente una patologia molto grave, quando non avevamo una terapia efficace e quando avevamo un test che faceva una diagnosi molto accurata. Ma anche la piana platale ha avuto una terribile rivoluzione, e ci sono state tre fondamentali rivoluzioni alla piana platale. Il primo, l'anticipazione dei tempi della diagnosi, dal secondo trimestre sui diabeciti, al primo trimestre sul trofoblasto e poi, come avete sentito, al preimpianto, quindi sulla molla, sulle prime ore di vita, sulle prime cellule. La seconda grande rivoluzione, con la rivoluzione Corenato, è il passaggio dalle tecniche invasive fatte col prelievo a miocentri piuttosto che millecentri, con la diagnostica fatta sul DNA fetale circolante della mamma. E questo è nato come test di screening per alcune patologie cromosomiche, ma oggi si sta allargando anche per una serie di patologie mendeliane. Voi immaginate che in questo momento in Italia le amiocentri sono passate dai 120.000 all'anno che si facevano nel 2010 a 50.000, e più di 60.000 donne ogni anno sta facendo in Italia questi test non invasivi. Quindi questa è la grande novità che è venuta fuori dalla diagnostica prenatale. Il terzo problema, e più inquietante visto nell'ottica del genetista, è che si è passata da una diana trattale guidata dal rischio, la mamma ha 40 anni, quindi rischia di patologia cromosomica, di monoteorismo carichino, oppure c'è una storia familiare positiva per malattie gravi, una distrofia muscolare e quant'altro, gli faccio un monitoraggio della gravidanza, si è passato ad una diagnosi guidata dalla tecnologia. Cioè, ho un test che mi permette di analizzare il genoma, parte del genoma, e faccio l'analisi. Questa storia è cominciata molti anni fa, perché alcuni laboratori privati italiani sono stati i primi al mondo, hanno incominciato a offrire di routine, senza nessuna indicazione familiare, i test per la fibrocistica, per la trofia muscolare spinale, per la distrofia di Duchenne, per una forma di ritardo mentale. Adesso non ho il tempo di commentare l'inutilità di tutto questo e i danni che tutti questi test hanno fatto a fronte di una serie di soldi che si sono fatti per segnare che fino a questo. Ma voglio passare subito all'ultima fase e dire quello che sta capitando invece oggi dell'evoluzione di queste conoscenze e come l'impatto del sequenziamento di seconda generazione, cioè delle analisi esomiche e genomiche, sta invadendo il mondo della diana platale. Sono state offerte e sono state date in pasto all'opinione pubblica e ai giornali delle cosiddette superamiocentesi, supermilocentesi, si è promesso che con questi test analizzi l'80% delle malattie. Ma un articolo che è uscito due mesi fa su Avvenire, che faceva il punto di quello che sta capitando in Italia, raccontava la storia di queste dozzine di centri, compresi centri pubblici, che offrono analisi genomiche rutinariamente. E mi ha colpito in particolare il racconto di un ospedale pubblico di Cortona, dove, diceva l'articolo, si analizzano 3.000 geni malattia. Ma un articolo che ho letto la scorsa settimana mi parla di 8.000 geni malattia analizzati in ospedale di Cortona. Allora, al di là dell'opinione che ognuno può esprimere, cerchiamo di dire che cosa dicono le meta-analisi. La meta-analisi che vi faccio vi dico, è un articolo che è uscito a gennaio di quest'anno su una rivista del settore creata dai nostri.
che dice che questi tank sono ancora oggetto di ricerca, che non ci sono protocolli condivisi, che non siamo in grado di interpretare tutti i risultati che vengono a questi fuori analisi, che non abbiamo una copertura quando dici tiro, analizzo 8.000 geni, analizzano 8.000 pezzi di geni, non analizzano i geni interi. Insomma, per una serie di ragioni, queste sono cose che non si possono e non si dovrebbero assolutamente vendere. Ma io mi domando cosa stanno a fare gli ordini medici o chi dovrebbe vigilare sul corretto uso di certi tipi di strumenti. Detto questo, c'è un terzo approccio allo screening, alla identificazione della nostra imperfezione, che è quello che offriamo attraverso gli screening neonatali. Voi sapete che in questo settore l'Italia è all'avanguardia a livello non solo europeo ma a livello mondiale, perché la legge 167, uscita nell'agosto di 2 anni fa, praticamente ha aperto in tutte le regioni quello che una volta si faceva soltanto in circa 200.000 neonati all'anno in alcune regioni, cioè praticamente lo screening neonatale allargato, che riguarda 45-50 malattie metaboliche che, diagnosticate alla nascita, permettono quasi tutte, non tutte, ma la maggior parte di loro, di essere trattate e di evitare che la malattia venga fuori dal bambino. Quindi abbiamo trovato uno strumento importante, civile, che permette di curare i bambini che nascono delle imperfezioni genetiche. Ma voi sapete che questi tipi di screening si fanno anche ad altri due livelli. Il primo livello è quello che si fa a livello di popolazione per le mutazioni comuni. In Italia sapete che la storia della anemia mediterranea è una storia che parte dalla seconda guerra mondiale in poi, dal lavoro che hanno fatto i coniugi per scongiurare in Italia, e questo ha portato in tutte le regioni italiane, soprattutto in quelle alto rischio, a identificare le situazioni di alto rischio. E il grafico che vedete là in alto si riferisce ai dati della Sardegna, dove la combinazione della screening di popolazione, la consulenza genetica e la diagnosi prenatale ha portato, come ricordava stamattina il professor Boscia, praticamente a azzerare questo tipo di patologia, con pochi casi ormai che nascono a livello annualmente, ma su questo ci torno per un momento. L'altra grande patologia di largo interesse è ovviamente la fibrocistica. Sapete che una persona su 30 è portatrice di questa mutazione, e quello che io vi vorrei far vedere è quello che è posto in questa parte in basso a destra della diapositiva, che è l'unica seria esperienza che abbiamo in Italia, che è stata fatta nel Veneto. Il Veneto l'ha diviso in due parti, una parte dell'est dove hanno fatto lo screen della popolazione e l'hanno informata, l'altra parte dell'ovest dove non l'hanno fatto. Della parte dove hanno fatto lo screening, nel giro di pochi anni la malattia è scesa da una frequenza di 1 su 3.000 a 1 su 12.000, dove non l'hanno fatto era 1 su 3.000, è rimasto solo 3.000. Quindi gli screening di popolazione sono utili. Un altro tipo di screening importante che viene fatto sono quelli che riguardano le condizioni anche estremamente rare, ma vengono fatte nelle famiglie dove c'è un paziente che non affetto una malattia rara, per la quale i familiari non affetti sono a rischio di portare la mutazione e quindi trasmettere le successive gravidanze. Questo vale sia per le patologie recessive che le patologie legate all'ICS. Domanda: quanto possiamo spingere noi questi tipi di screening? La risposta è legata a questi numeri che sono aggiornati all'altro ieri e che ci dicono che attualmente nel catalogo delle malattie mendeliane noi abbiamo quasi 16.000 geni. Abbiamo circa 5.200 geni che hanno una mutazione nota. Abbiamo 3.300 geni malattie, di cui non conosciamo ancora il gene. Ogni giorno si scoprono nel mondo nuove malattie. Pensate che al bambino Gesù ogni anno scopriamo una quindicina di nuove malattie. E poi ci sono le malattie che non sono legate alla struttura, ma all'alterazione della funzione. Quindi, in poche parole, c'è una parte straordinaria di cose che noi non conosciamo e per le quali non siamo organizzati. Quindi le imperfezioni che ancora attendono di essere decodificate e sulle quali non possiamo fare dei coordinamenti. L'ultimo aspetto su cui vorrei però focalizzare l'attenzione è il problema di vedere un po', al di là dei malati che hanno una situazione particolare, come siamo distribuiti noi a livello di popolazione. Allora, voi sapete che ognuno di noi ha un profilo che è unico. Cioè il genetica che abbiamo ognuno di noi, e giungerò a dirvi nella prossima diapositiva che i nostri gemelli identici sono diversi. Allora, questa differenza rende le persone veramente uniche e i meccanismi che determinano questa unicità sono legati essenzialmente alla struttura, alla sequenza che però i gemelli identici condividono. Ma dal punto di vista pratico i gemelli identici sono diversi per la semplice ragione
che l'ambiente che ha un'azione modulante sul nostro genoma modifica la funzione dei geni, quindi per definizione i geni identici divergono sempre più andando avanti con gli anni. Allora, come siamo combinati noi? Allora, noi tutti condividiamo un certo background genomico all'interno del quale ci sono delle variazioni, che sono variazioni individuali, e queste variazioni sono alla base della nostra salute e alla base delle nostre malattie. Molte di queste malattie rimangono sommerse fin tanto che dei fattori ambientali, agendo su quel genoma, fanno scattare la malattia, cioè portano il livello del background genetico funzionale individuale al di là della soglia scatta la malattia. Allora noi abbiamo fondamentalmente tre categorie di situazioni: quelle situazioni per la quale il background genetico è causa di malattia, l'ambiente conta poco, è della prima colonna gialla. Abbiamo la parte centrale dove l'ambiente è l'aspetto fondamentale della malattia e la componente genetica su quel fenotipo è minima. Abbiamo delle malattie che sono il risultato di geni e ambiente. Allora, proprio perché noi abbiamo questo background condiviso di suscettibilità di imperfezioni genetiche, la maggior parte delle persone sono perfettamente imperfette. Ognuno di noi è perfettamente imperfetto. E il risultato di diventare sano o malato sarà il risultato delle modalità con le quali l'ambiente, l'interazione interagisce col genoma e di lì verrà la decisione se siamo sani o malati. Allora, proprio per questo, proprio perché noi siamo il risultato di geni e di ambiente, qualche anno fa qualcuno, disponendo oggi di questi grandi calcolatori che ci permettono di avere, mettere insieme di una serie di dati, hanno cominciato a studiare la possibilità di inserire in grandi database i dati genetici, genomici, funzionali, omici, proteomici, metabolomici di una persona per costituire quello che si chiama il profilo omico personale interattivo. Questo è capitato, se non mi ricordo male, nel 2012 quando questo collega americano ha cominciato a lavorare su se stesso. E poi questo è diventato una gran moda, al punto che oggi c'è un progetto negli Stati Uniti che si chiama All of Us, che è partito nei mesi scorsi, che è un finanziamento straordinario, dove stanno raccogliendo più di 1 milione di cittadini americani con ogni caratteristica, mettendo insieme tutti questi dati per avere il profilo di una persona. Qual è l'obiettivo finale? È quello di cercare di capire le basi biologiche di malattie complesse come diabete, le malattie cardiovascolari, di cui conosciamo ancora poco. Io qualche giorno fa ho avuto l'avventura di incontrare in un riferimento a una ambasciata italiana qui in Italia, a Roma, e Francis Collins, che è il presidente e il direttore dell'NIH americano, nonché il coordinatore di questo tipo di progetto. Lui è tra l'altro l'uomo che ha coordinato il sequenziamento del genoma umano col capitale pubblico. E devo dire che siccome lui è l'uomo della medicina in precisione ed eravamo in un ambiente estremamente rilassato, ho avuto la possibilità di parlare mezz'ora con lui, io ho detto, io sono molto critico nei confronti della medicina in precisione, perché siamo troppo ignoranti. E siamo ignoranti per tre ragioni. Prima ragione, perché attualmente con le analisi che noi facciamo del genoma, analizziamo le variazioni comuni, quelle che chiamiamo polimorfismi, ma molte delle differenze tra gli uni e gli altri, in termini di salute e malattia, stanno nelle mutazioni rare, quelle che sono frequenti molto meno dell'1%, che noi non cogliamo. Quindi finché non capiremo il reale significato di quei milioni di mutazioni rare che ognuno ha nel genoma, quanto siamo precisi? Saremo molto imprecisi. Secondo, e questa è una acquisizione straordinaria, nuova, che nessuno si immaginava. Il nostro genoma, fatto 100, ha un 2% resistente alla parte codificante. Il 98% del genoma è quello che si chiamava fino a qualche tempo fa spazzatura, cioè un DNA che non codifica, ma delle funzioni regolative molto importanti. La metà di questa spazzatura è fatta da elementi che si chiamano trasponibili, che si spostano da un posto all'altro, da una cellula all'altra. Allora, qualche anno fa, alcuni hanno cominciato a studiare prima i topi, poi gli uomini, i cadaveri umani, e hanno fatto biopsie in aree del cervello. E hanno scoperto che almeno una
ogni 300 cellule del cervello, e abbiamo miliardi di cellule, è geneticamente diversa proprio in funzione di questi elementi trasponibili. Quindi, in poche parole, ognuno di noi è un mosaico per milioni di cellule che sono geneticamente diverse. È possibile che molti malattie psichiatriche dipendano da questo, ad esempio. Quindi questo è un settore di cui noi non sappiamo poi niente. Quindi come facciamo a essere precisi? Terzo problema non risolto, è che noi non siamo solo il risultato della nostra sequenza, ma siamo il risultato delle modalità con cui l'esposoma, cioè l'ambiente, il stile di vita, agiscono sul nostro genoma e quindi modificano la funzione dei nostri geni. Quindi Francis Collins mi ha detto, sono perfettamente d'accordo, dovremmo lavorare altri 50 anni per capire tutto questo. Però nonostante questi limiti dobbiamo oggi fare un punto. Il punto che possiamo fare è che effettivamente mettendo insieme tutti i pezzi di questo complesso mosaico, noi possiamo cercare di fare una medicina dei sistemi, una medicina che mette insieme tutte le informazioni che oggi siamo in grado di leggere. Quella medicina che qualcuno dice, la definisce predittiva, preventiva, partecipativa, personalizzata. Domanda, siamo già in grado di personalizzare qualcosa? Assolutamente sì. Oggi c'è una grande fetta delle malattie che invece di essere curate così con un farmaco generico che va bene a tutti i pazienti che hanno quella malattia, cerca di sottoclassificare i pazienti in base alle caratteristiche genetiche. E allora qui vi voglio far vedere una diapositiva che risponde anche ad una domanda che quel frate ha fatto stamattina al professor Boscia. Allora, la medicina genetica, la medicina di precisione sta cambiando completamente anche il nostro modo di pensare alle malattie e anche alla diagnosi natale. Io qui vi ho fatto quattro esempi. Fibrocistica. I pazienti con fibrocistica erano, e purtroppo sono ancora oggi, oggetto di selezione prenatale. Ma oggi abbiamo dei farmaci, delle molecole, che non vanno bene al 100% di questi malati, però per alcuni che hanno mutazioni specifiche. La fibrocistica è dovuta al fatto che le cellule sono attraversate da dei canali. Il canale implicato alla fibrocistica è un canale semichiuso o che non funziona. Questi farmaci riaprono il canale e ridanno la salute a questi pazienti. Talassemia. Rispondo alla domanda che è stata fatta stamattina. La talassemia, quando io ero un medico nel Delta del Po a Ferrara, che era un posto, non dico come la Sardegna, la Sicilia, ma un posto pieno di talassemia, i nostri piccoli pazienti a 15 anni morivano. Poi è venuta la terapia chelante, poi è venuto il trapianto di midollo, oggi abbiamo la terapia genica. Noi lo scorso anno abbiamo fatto al Bambino Gesù i primi 4 trapianti di terapia genica di talassemia in Italia e vi posso dire che dopo 3 mesi questi bambini sono diventati indipendenti, non più dipendenti dalle trasfusioni. Quindi questa è una malattia che oggi guarisce. Gli altri 2 esempi che vi faccio vedere, per me quello, il terzo qua, è uno dei più rivoluzionari, è un successo della medicina dello scorso anno. Atrofia muscolare spinale, malattia di Verdigoma, malattia letale entro l'anno di vita. Oggi con una puntura di terapia genica, questi bambini vivono, camminano e fanno una vita normale. Ma c'è di più, in alcune forme di encefalopatia prese per tempo, qui l'esempio di una adrenoleucodistrofia, che è un'altra malattia su cui stiamo lavorando, ma San Raffaele ha sviluppato un protocollo per un altro tipo di encefalopatia da un tipo di difetto diverso. Oggi questi bambini fanno una vita perfettamente normale. Allora voi capite che siamo giunti a una condizione estremamente importante dove noi possiamo lasciare le persone che rimangono geneticamente imperfette, ma che sono in salute, e quindi questa è una grandissima virtù. Allora, voglio concludere semplicemente ricordando un famoso libro della Livadrevi Montalcini, L'elogio dell'imperfezione. L'imperfezione è più consona alla natura umana, così perfetta, che non la perfezione. Siamo tutti geneticamente perfetti. E allora, la lezione che viene alla genetica, dalla imperfezione genetica, vi voglio fare 2 messaggi finali. Uno, la genetica bandisce il razzismo. Stamattina è stato parlato di razzismo e voglio spiegare perché non esiste razzismo. Ogni persona, ognuno di noi,
condivide il 99,9% del proprio genoma, e quell'uno per mille che fa la differenza è distribuito omogeneamente in ogni popolazione, per cui l'86% di questa variabilità è presente in tutte le popolazioni. Qual è la conseguenza? Che io, rispetto a un signore che vive nella Repubblica del Centro Africa, sono molto più simile, probabilmente, rispetto a quanto io sono più simile rispetto a un cittadino che viene dalla città di Napoli. Quindi, biologicamente, la genetica ci ha detto che le razze non esistono, il razzismo non esiste. Seconda conclusione, che è pertinente a quello che avete sentito stamattina, l'unicità genetica della persona rigetta tutto lo scatto. Perché? L'unicità della persona è un valore intrinseco. Ogni persona, proprio con questo valore, ha una dignità inalienabile, e allora, come è già stato detto stamattina, la genetica ci porta alla conclusione: chi ha il diritto di decidere che quella persona fragile è meno umana? Nessuno ha il diritto. Quindi credo che la lezione che viene dalla lettura dell'imperfezione del nostro genoma è un messaggio molto importante che ci fa evitare o ci permette di controbattere a tante stupidità che vengono dette nei luoghi comuni. Vi ringrazio.